Sì, buongiorno Antonietta, grazie di aver accettato questa Bene. intervista, ci fa piacere ritrovarti. Innanzitutto ti chiedo come stai, cosa fai in questo momento? So che sei in Italia. Bene, sto lavorando parecchio, un po' in giro in questo momento, però sono ferma a Torino. Ho iniziato un corso a Verona e poi sì, un po' in giro per incontri vari con varie persone o comunità di base. Bene, noi ti abbiamo chiamata per riflettere insieme a te su questa esortazione apostolica che Papa Francesco ci ha pubblicato, ci ha donato la scorsa settimana. E ti chiediamo una riflessione come teologa e come persona che conosce abbastanza il contesto latinoamericano. Ti chiederei un commento generale. Qual è stata la tua prima impressione quando l'hai letta? Ma senti, io credo in questa problematica in generale, io ho sempre avuto dei dubbi, no? Anche quando si stava preparando il sinodo. E mi sembrava comunque che questo tema diventasse un tema come se fossimo stati i primi a far venire fuori questa problematica quando, o perlomeno a livello istituzionale, quando ormai da tantissimo tempo questa problematica faceva parte persino della teologia latinoamericana, no? Da molti anni. Quindi io credo che il sinodo a me ha creato, cioè ho avuto paura subito che diventasse un nuovo tipo di processo di evangelizzazione dei popoli, e in quel caso dei popoli amazzonici, come se in questo momento noi che sappiamo benissimo che stiamo perdendo un po' il campo, no? Nell'ambito latinoamericano, in quanto presenza di chiesa istituzionale, diventasse questo un nuovo strumento per assicurarci qualcosa. Però probabilmente questa era un'idea mia un po' maligna, non so, cioè avevo dei dubbi. D'altra parte, leggendo poi i risultati finali di queste esortazioni, mi sembra che i miei dubbi non fossero così sbagliati. Cioè, io sinceramente non ci trovo nessuna novità. Avrei preferito che aiutasse le persone nella Chiesa a riconoscere che forse siamo arrivati in ritardo, ma siamo arrivati. Beh, che fosse anche una rilettura per il nostro modo di rapportarci agli eventi storici, no? Mi sembra che, come sempre, noi arriviamo in ritardo facendo finta di essere i primi e invece siamo gli ultimi. O forse siamo tra gli ultimi, non siamo gli ultimi noi. Questa è un po' la mia impressione di tutta questa trafila che, secondo me, l'esortazione è l'ultima parte, no? Ma c'è tutta questo avvicendarsi di vicende, di come è stato programmato, delle decisioni che venivano prese anche prima del sinodo, chi doveva votare, chi non doveva votare, tutta questa attesa da parte nostra riguardo, per esempio, no, alle persone sposate che dovevano essere riconosciute, quindi anche nelle loro diaconie, soprattutto se erano persone sagge per la comunità indigena, così invece mi sembra che ci sono state delle aspettative che poi piano piano sono crollate. E questo mi dispiace.
perché penso sempre che se noi partissimo di più dall'umiltà e meno da quello che vogliamo dire sempre agli altri, come se dovessimo sempre insegnare, ecco, forse il nostro linguaggio sarebbe più adatto ai contesti, sarebbe più adatto e più vero, anche per creare un dialogo vero e non solamente un dialogo dove le persone e poi alla fine sono sempre dei soggetti passivi che devono ascoltare queste cose. Però io dico anche che noi che siamo fuori da quella situazione lì probabilmente abbiamo delle percezioni, ma non sappiamo veramente poi come è andato a finire e come lo percepiscono loro. Io non lo so, bisognerebbe essere in contesto e in contesto percepire come oggi viene preso tutta quella sintesi che è stata fatta a Roma e poi questa sintesi anche da parte del Papa o di altri che sono intorno a lui, non lo so, mi sembra così confusa la situazione che è un po' difficile, no? Sì, io ascoltandoti, avendo letto l'esortazione, il documento, non so se ce lo voglio leggere, ma c'è un po' un invito di Papa Francesco proprio ad evitare questa imposizione da fuori, dall'altro, dall'alto, ad uno stile, ad una cultura, ad una liturgia, ad un approccio alla fede che è diverso dal nostro. Allora mi domando anche, Antonietta, cosa noi possiamo imparare? C'è tutto un capitolo sulla contemplazione, no? Quindi sulla dimensione spirituale. E non voglio fare dei discorsi generali, però mi domando se questo concetto del buon vivir, che insomma ritorna, no? E forse anche l'America Latina lo sta perdendo in alcuni aspetti, non lo so. Cosa ci può dire alla nostra realtà più, come dire, non occidentale, ma più tecnologizzata e, tra virgolette, sviluppata? Certo, certo. Sì, io credo che quegli aspetti che tu sottolinei sono forse gli aspetti anche più belli. No? Per come lo vedo io, l'atteggiamento contemplativo potrebbe essere quello che salva la nostra relazione con i popoli indigeni, con altre culture e anche con altre espressioni di religiosità o di religione addirittura. Ecco, secondo me resta sempre un po' questo aspetto di una contemplazione sugli altri, perché sono semplici, oppure perché sono in situazioni di esclusione o di povertà, ma io ci sento sempre un po' poco questo... far sì che gli altri siano davvero dei portatori di novità per noi. No? Le persone, i popoli indigeni, le altre culture hanno tante cose da raccontare, hanno tante cose. Quindi questo atteggiamento contemplativo forse salverebbe tutta la situazione, però per i risultati che poi ha avuto il sinodo, secondo me, per le conclusioni del sinodo sull'Amazzonia, secondo me c'è poca contemplazione. Forse lui avrà voluto sottolineare questo perché gli è stato dato questo spazio e forse è il suo unico spazio per poter dire qualcosa che lui sente davvero. Ma a me non sembra che poi questo sinodo, come altri che sono stati fatti in contesti particolari dell'America Latina, siano sinodi contemplativi. C'è tutta una grande
preoccupazione pastorale, e dato che personalmente credo che questo è il grande problema della comunità cristiana cattolica oggi, che facciamo di tutto, ma partendo da un atteggiamento appunto molto di impegno, di attivismo, ma assai poco mi sembra contemplativo. Assai poco contemplativo. Quindi sì, è vero, quell'aspetto lì forse si può lavorare molto di più, si può lavorare su quell'aspetto lì e richiamarci su questi atteggiamenti che secondo me nel sinodo sono venuti fuori poco, oppure molto teoricamente, cioè mi sembra quasi che ne stiamo facendo una teoria, no? Più che davvero una che diventi una nostra passione, in modo anche da convertire il nostro modo di essere comunità credente in questo momento storico, dove ci sarebbe, secondo me, i passivi dovremmo essere più noi che gli altri. Quasi sempre noi rendiamo gli altri molto passivi perché raccontiamo e a volte li obblighiamo anche a certi comportamenti. Questo momento storico, forse se fossimo più passivi sarebbe più bello. Ecco. Passivi nel senso appunto, sì, come viene anche accennato, un senso più di contemplazione, di ascolto. Di ascolto profondo, però appunto di ascolto con la consapevolezza, ed è lì secondo me che dovremmo essere aiutati e aiutate, con la consapevolezza di dover imparare ancora molte cose. La teologia a me sembra un po' bloccata su questo punto. C'è proprio del bisogno di imparare a questo, in questo momento storico, i cammini della pace, i cammini della giustizia si possono percorrere insieme, solamente insieme, quindi è bene se noi riusciamo in qualche modo ad ascoltare davvero gli altri come se fosse una novità, no? Qualcosa, portatori di novità in questa realtà storica. Sì, io non ce lo sento, ma probabilmente sono io molto cattiva, non lo so, troppo diffidente. Ma penso che sia importante questo dialogo anche, no, che la WISG vuole fare anche tra le religiose, di come possiamo implementare. Ecco, alla luce di questo, Antonietta, mi viene da riflettere sui paragrafi dal 99 al 103, mi pare che sono proprio quelli dedicati, lo chiama la forza e il dono delle donne. Io vorrei un po' provocarti, nel senso che io sono una donna laica, non sono religiosa, ma ho sentito molta fatica intorno a questi articoli dedicati a noi, in cui Papa sottolinea l'importanza del ruolo svolto nelle comunità indigene anche dalle donne. Sì. Ma noi lo sappiamo questo, cioè non abbiamo bisogno di sentircelo dire. Ecco, ho la sensazione che chi deve cambiare approccio non siamo noi, non lo so, ma forse anch'io sono cattiva, non lo so. Se mi puoi aiutare un attimo a capire qual è il sogno delle donne, ma a parte pure questo forse è un'arroganza perché siamo tutte diverse, quindi abbiamo tanti sogni, no? Ma ecco, come ti sei sentita leggendo questi articoli? Ma un po' come sempre quando parlano di noi e parla di noi chi in realtà sa benissimo che non c'è un grande interesse per quello che noi pensiamo. È un po' la stessa situazione dei popoli indigeni. Cioè, qui è messo davvero, mi sembra che è lì l'inghippo della nostra Chiesa Cattolica. È indigeni, persone escluse, altre culture in generale, le donne. Cioè, qui c'è il grande problema, secondo me, del poco interesse per la differenza, per quello che gli altri
e sono nella loro caratteristica, nella loro tipica identità, nella propria storia, nei loro DNA. C'è troppo poco interesse. Allora è normale che noi quando leggiamo questi paragrafi, questi punti che riguardano direttamente noi, ma io credo che un indigeno, almeno per quelli che ho conosciuto io in Bolivia, direbbero la stessa cosa. Perché manca questo tipo di passione vera per l'inedito, cioè per qualcosa che esiste, che c'è, che nella storia va anche avanti per i fatti suoi, per fortuna, come noi donne, ma che non interessa davvero, perché poi tutti pensano che per noi la questione è appunto il riconoscimento per esplicitare dei ruoli particolari, ma non è quello. Cioè, anche l'altro giorno mi facevano un'intervista lì, quelli della rubrica protestantesca. È la stessa cosa, cioè, io lo ripeto da secoli. No, da secoli no, perché non sono così vecchia, ma insomma da anni, anche quando ero laggiù in Bolivia. È come se non ci fosse un vero interesse a cambiare tutta una struttura. E dato che sappiamo che le strutture si possono cambiare solo se arrivano da ogni parte degli input della diversità di ciascun gruppo umano, di ogni persona che fa parte della comunità credente, non credente. Cioè, oggi c'è bisogno, diremmo, di tante energie. Allora, in questo ambito, su noi donne si continuano, nella nostra Chiesa Cattolica, si continua a dire delle cose, no? Cioè, noi donne siamo, ma lo sappiamo, come dicevi giustamente tu, si sa il protagonismo delle donne nel mondo indigeno, nel mondo, ma pensa anche alla resistenza di queste donne nei campi profughi, cioè ormai si sa che le donne resistono molto di più, e che hanno una forza di iniziativa molto grande, anche probabilmente perché negli ultimi anni, secondo me, abbiamo assunto una coscienza molto più forte del nostro essere donne. Perché poi io, quando parlo di donne, non mi riferisco alle donne così, penso a delle donne particolari che appunto sono cresciute in questa solidarietà femminile, in questa appartenenza profonda, come appunto dice sempre Simone de Beauvoir, no? Questo donne non si nasce ma si diventa. Per me quello è la chiave fondamentale. E probabilmente nella Chiesa anche noi, molte di noi, perché io non so chi hai intervistato tu, però se voi fate un'intervista a tappeto tra le religiose, tante ti diranno che va bene. Cioè, che sono, che meno male che il Papa ha detto quella cosa lì, quelle cose lì. Ma il problema è sempre che qualcuno debba parlare di noi. E noi al Sinodo non abbiamo neanche potuto votare. Cioè, quello mi sembra abbastanza seria come cosa. E come fai poi a parlare degli altri? Come fai? Se quando si tratta davvero di dare un contributo, no, non si può dare il contributo, no, non si può, perché noi siamo donne e non so dove l'hanno imparato sta cosa, ma si vede che non siamo adatte per vivere in relazione al mistero. E questo mi sembra, però ti ripeto, secondo me è un atteggiamento di fondo che poi tocca noi donne, ma tocca tutte quelle categorie di persone
che alla Chiesa interessano sempre come soggetti passivi, anche i poveri, mi dispiace dirlo, ma è anche così con i poveri. Sì, scusa, mi hai lasciato un po' senza parole, nel senso che capisco e faccio eco di quello che dici anche. Sì, per chiudere un po' questa intervista, Antonietta, mi domando se ci sono due aspetti che io vorrei risaltare che trovo molto positivi, non solo di questo documento, ma di tutto il contributo di Papa Francesco alla Chiesa, con tutte le difficoltà. Il primo è il fatto di aver sdoganato finalmente il tema del cosmo come parte, no? Noi siamo parte di questa interconnessione che va oltre tante così anche principi che noi abbiamo accettato fino adesso, no? Lui ha sdoganato tutta una serie di persone che anche avevano detto questo, a cominciare da Teilhard de Chardin, no? E l'altro elemento è questa opzione molto forte che lui fa in tutta la prima parte di rispetto delle comunità indigene, dei loro diritti non solo culturali ma sociali, quindi tutto il tema della giustizia, no? E questo gli è costato molte critiche sia dall'establishment brasiliano, ma insomma un pochino da... Ecco, non so se mi puoi fare eco un po' di questi due punti che mi sembrano due punti importanti. Sì, sì, ma io credo che lui abbia il merito di far venire a galla e dare un posto, no? Assegnare un posto particolare a delle problematiche che nel papato precedente restavano sommerse. Probabilmente lì ci saremo anche noi, secondo la sua, non lo so, però senz'altro ci sono le comunità indigene, senz'altro c'è tutta la problematica della relazione umana con il cosmo, no? Con la terra, con le risorse naturali, e quindi questo è, mi sembra, sì sì, è da riconoscere. Sì, uno spera che questo papato, appunto, che ha risvegliato tutto questo e quindi ha ridato anche alla teologia la possibilità di avere nuovi contesti di studio, anche se ce l'avevamo già, perché insomma l'ecoteologia in Brasile, certo, in America Latina era già... La teologia indigena è che non si poteva dire tanto, quindi un grande ringraziamento a Papa Francesco per questo, no? Perché ha dato posto, luogo, spazio a delle realtà che già da un po' esistevano nella riflessione teologica, e quindi questo senz'altro. Ora, c'è, come sempre in tutte le cose, da passare, no, dalla riflessione a uno stile di vita particolare a livello ecclesiale. Questo forse è la lentezza, è colpa di tutti, non è colpa sua. Forse è colpa di un suo entourage, nelle diocesi, i vescovi forse non tutti d'accordo, ma è colpa anche nostra come credenti, ma forse c'è anche da rovesciare un po' la situazione. Probabilmente quello che lui dice potrebbe essere l'esperienza, ed è dall'esperienza che si può fare una teologia. Per cui sì, potrebbe essere importante per una metodologia diversa, che non è una novità, anche questa, perché in America le teologie contestuali in generale, non solo l'America Latina, ma la teologia nera, la teologia della lotta, eccetera, tutti quei che erano venute fuori, no? Queste, cioè dove l'importanza del contesto e quindi l'esperienza del contesto diventa riflessione. E, ecco, io lo prenderei come un invito al metodo. Questi non è solo
poverini, cerchiamo di rispettare gli indigeni o la natura, ma è l'invito al metodo. La nostra esperienza deve informare un nuovo modo di fare teologia, e non solo là dove da tanto tempo si è fatto, ma è proprio il fare teologico diverso, no? Quello che in America Latina si chiama il quehacer teologico, che a me sembra un'espressione molto bella. Questo quehacer teologico è diverso, è partire dall'esperienza, perché questa, l'esperienza informa. Ora, l'esperienza delle donne con tutta la nostra genealogia femminile sarebbe molto molto importante, perché non è che perché sono donna io faccio un altro tipo di teologia, lo sappiamo benissimo, non è così. La faccio nella misura in cui sovverto questo modo di fare teologia e partire dall'esperienza, in questo caso, secondo l'esortazione di Papa Francesco, l'esperienza è l'esperienza nelle comunità indigene, l'esperienza di questa grande problematica che viviamo come esseri umani sul pianeta, no? In una casa comune che è sempre meno comune, è sempre più privatizzata da tutti e quindi sempre con un interesse particolare, anche la gestione. Anche se adesso a noi sembra che già può cambiare questa gestione delle risorse naturali, in realtà sempre sotto questa grande ombra del sistema capitalista che quindi rende tutto mercato, no? E se ce la farà, renderà mercato anche il bio, l'essere ecologicamente attenti. Ecco, prendiamo queste esortazioni non tanto come esortazioni, ma secondo me come sguardo, qualcosa che ci aiuta a cambiare il nostro sguardo sulla realtà e quindi a rovesciare la nostra metodologia teologica, che è importantissima quando parte dall'esperienza. Grazie. Veramente Antonietta, non voglio rubarti altro tempo, ricordo che Antonietta è una suora domenicana dell'Unione San Tommaso d'Aquino e bene, penso che possiamo chiudere questa intervista invitando le suore, le religiose, in particolare per quanto riguarda la nostra realtà della UISG, a prendere la parola, perché forse questo ci aiuta a farlo a partire dalla nostra esperienza anche corporea, emotiva, no? E perché è intellettuale, perché questo aiuti un pochino anche la Chiesa a smettere di parlare come se noi non esistessimo, a parlare di noi o su di noi, insomma, ecco, non siamo una questione nella Chiesa, siamo parte integrante per il battesimo che abbiamo tutte ricevuto. Bene Antonietta, grazie veramente e ti auguriamo buon lavoro e grazie. Buona giornata. Grazie.